Salve ragazzi, seconda giornata, seconda partita dell'Euro e andiamo anche a pianificare questo ingresso. Parliamo di Ungheria e Svizzera e andiamo a vedere le caratteristiche. Come potete vedere, abbiamo un 0-0 molto basso, 8,6. Che anche questo non rientrerebbe nei nostri canoni. 1-1-0 a 6,40, 1-0-1 della favorita in questo caso è la Svizzera e l'1-0 dell'Ungheria invece è 10,5. Quindi più che un MasoGPT con il segno 1-1, che potrebbe andare a salire in caso di pareggio, quindi direi che è il caso magari, anche in questa gara abbiamo 1-0-0 più basso, andrei a fare anche in questo caso l'utilizzo sia dell'1-0-0-1, sapendo che al gol ne perdiamo uno dei due, ma in una discesa normale. Ho visto che lo 0-0 Alpha Time addirittura è a 2,30, quindi invece di prendermelo in Final Time me lo prendo in Alpha Time perché è particolarmente bassa. Quindi andiamo a giocare questo tipo di situazione. Ovviamente nel Masa ho imposto come se dovessi giocare il Final Time, quindi trading differenziale. Mettiamoci 100, allora 8,8, 8,8, mi due lei, come, mettiamo la quotazione di lei, e vendi 13, 12, 12, 13, 3, 3. I due risultati che ci interessano, in questo caso lo 0-1 e l'1-0. Allora, 0-1 lo abbiamo a 6,40, bassino, 1-0, 10,50. Ci appuntiamo il 1-1 a 7, così possiamo anche confrontarlo. Sappiamo che non l'abbiamo giocato, ma lo prendiamo a 7, l'avremmo giocato più o meno alla stessa quota della sfavorita, che in questo caso è l'1-0 10-50. Allora, la prima giocata, come vedete, è 14 e 15, 11, 18, 15 e 26. 15 e 26 in lei. E le due giocate dello 0-1 e 1-0, 6,40, 20 e 34, 6 e 20, vabbè, 20,34, mentre la giocata dello 1-0, 12 e 40 a 10, 12 e 40. In pratica siamo pronti a partire, in attesa ovviamente del primo step. Mancano 3 minuti di inizio gara, primo step a quota. Sviluppiamo anche per gli altri, perché si vuole controllare, perché si vuole vedere. Primo step a 6 e 29. Ovviamente controllerò il final time e non certo l'alpha time. A dopo. Bye bye. Eccoci.
dovrebbero aver già segnato, come sempre, l'undicesimo minuto e già sembra che hanno segnato. Gol della Svizzera, vediamo adesso se il VAR conferma. Gol. Quindi quote più o meno allineate, ovviamente abbiamo preso il back per 15 e 26 e abbiamo perso purtroppo lo stake di 12 e 40 dell'1-0 e ci troviamo allineati all'uscita dello 0-1 che abbiamo preso a 6 e 20, ce lo ritroviamo a 7. Ecco, sommata. Dunque, in pratica abbiamo perso su questo mercato 13 e abbiamo incassato 15 e 26, minuto decimo. Partita che dovrebbe essere void, guadagniamo qualcosina. Su una cassa rifacciamo il conto che abbiamo fatto anche ieri. Su una cassa, vediamo un attimo. Allora, abbiamo detto su una cassa di responsabilità principale era 15, no, 19 e 84, il rischio che avevamo all'inizio, più le giocate dell'1-0-9, altri 32 euro, più 19 sono 51 euro. Su 51 euro abbiamo guadagnato esclusivamente 13 meno 15, sono 2 euro, su 50 è il 4%. Hanno segnato al minuto 12. Doveva essere un void, hanno segnato, abbiamo guadagnato il 4%. Anche questo dispiace un po', perché ovviamente il guadagno è risicato al momento, però come ben sapete abbiamo fatto praticamente void, abbiamo guadagnato il 4% senza rischiare che le cose andassero diversamente, senza aver e senza essere preoccupati sull'esito di questa gara. Ovviamente sarebbe stato maggiormente fruttifero se avessimo utilizzato la strategia Masa GPT con lo 0-1 sfavorita e l'1-1, e andiamo a vedere in dettaglio. Possiamo vedere che il lei ci avrebbe portato questi 15 e 26, il lei dello 0-0, e dal lato negativo, invece di perdere 13 euro sul mercato opposto, quello dei risultati esatti, come vedete, avremmo invece tradato lo 1-1 preso a 7, l'avremmo tradato a 7,40, quindi perdendoci soltanto 0,67, e il risultato vincente invece lo 0-1 che abbiamo preso a 6,20, come avete visto l'abbiamo spalmato a 6,40 e quindi abbiamo anche in questo caso preso un loss di meno 0,64, quindi meno 0,67 sull'1-1, meno 0,64 sono 1,31 da sottrarre ai 15,26 che abbiamo vinto, quindi sarebbero quasi 14 euro. E direi che è una situazione ben diversa da quella che invece ci troviamo in questo momento, che non è che un void. Ovvio che avere acquistato l'1-1, come sapete, con il protrarsi della situazione di 0-0, sarebbe andata in crescita questa quota e quindi avremmo perso eventualmente sull'1-1 e non avremmo portato a casa
questo void sostanziale, questo 4% che in questo caso ci portiamo avanti, come caratteristica, ribadiamo, della The Shield, che porta un void, nel caso ci siano gol nei primi 30 minuti, un guadagno più sostenuto se abbiamo un gol tra il 30° e il 60°, più ci avviciniamo al minuto 60 e maggiore è il guadagno. Ovviamente dopo il 60° conviene uscire perché le quote dell'1-0-0-1 continuano a risalire. Questa è l'ennesima volta, è un bel giocare perché ovviamente giochiamo a un guadagno nel caso si segni tra il 30° e il 60° a fronte di un sostanziale void, quindi è il sogno di tutti, o void o guadagno. Le faremo tutte queste partite dell'Europeo, quindi già avremo modo ovviamente di avere guadagni più sostanziosi di quello di oggi. Comunque soddisfacente perché abbiamo portato a casa un 4%. Direi che è tutto, ci vediamo più tardi. Ciao ragazzi, a dopo.